Buonasera. Allora, facciamo un po' il punto della situazione sul mio librotto. Allora, innanzitutto devo dire che devo fare i complimenti a mia figlia, che ha soli 8 anni, evidentemente se ne intende di editoria, e ha approvato e promosso il cambiamento di copertina. Questa era la mia copertina originale. Lei voleva una copertina più romantica e quando ha visto questa è impazzita di gioia. Devo dire che questa copertina effettivamente funziona, ha funzionato un po' di più. Perché effettivamente le vendite sono aumentate, soprattutto per quanto riguarda i lettori Kindle nel programma Kindle Unlimited, quindi leggono delle pagine, d'accordo? E lo potete fare gratuitamente. Allora, alcune cose su Amazon, il mio editore, diciamo, anche se l'editrice sono io, diciamo. Allora, innanzitutto, se andate su Amazon e cercate Ilaria Gonnelli Blu Maria, non esce niente, perché Blu Maria è tutta una roba religiosa, esce Ilaria Gonnelli, nessuno mi fila, ecco, quindi non viene nulla. Però, se invece quando andate a fare le ricerche, ecco, qui ho già fatto danno perché sono veramente tremenda, però se ce la fo, ecco, ero andata su Prime, che non ce l'ho neanche. Prima di tutto dovete scegliere la categoria e andare su libri. Vedete qui c'è scritto libri? Ecco. Quindi dovete cliccare su libri. Vi do questa spiegazione perché altrimenti non si trova questo libro. Sembra non esista. Allora, dopo che scrivete Amazon, cioè scrivete Blu Maria Ilaria Gonnelli e da-da! Eccolo qua. Si vede qualcosa? Non si vede niente? È uno schifo? Va messo così? Vabbè, insomma. Comunque, arriva subito. Ta. E adesso un attimino andiamo a vedercelo. Vorrei festeggiare il fatto che ormai i lettori un pochino sono, via. Cioè, nel senso, in fondo io non avevo tante aspettative. E diciamo che di persone che lo hanno scaricato pagandolo o anche leggendo Kindle Unlimited o comprando il cartaceo, ormai siamo oltre la settantina. Se si va a vedere anche le copie scaricate gratuitamente, quelle sono più di 400, però insomma, diciamo che forse 100 persone se lo sono letto questo libro. E la media delle valutazioni, vedete per ora ho 41 recensioni, non siete nulla. Vabbè, questa cosa di farvi vedere il cellulare è impossibile. Comunque sappiate che qui ci sono 41 recensioni e la media di 4 stelle e mezzo, perché effettivamente tutti quelli che mi hanno scritto una recensione mi hanno dato 5 stelle, grazie mille. Allora, molti mi conoscono, quindi se c'è l'amore non vale. Però, insomma, al di là di questi ci sono anche degli sconosciuti. E poi ci sono anche delle persone sconosciute. Oggi volevo fare questo video soprattutto per leggere la peggiore e la migliore recensione, diciamo le due peggiori e le due migliori. Però le due peggiori in realtà non sono recensioni, cioè sono valutazioni, una stella, cioè proprio l'odio praticamente. Io non lo so, cioè nel senso le avrà fatto proprio schifo. Forse credevano di leggere un thriller e si sono trovati davanti a un romanzo rosa e gli è preso male, non lo so. Non so per quale motivo li ha disgustati tanto, anche perché non hanno lasciato scritto niente. E quindi andiamo a leggere le migliori, cioè quelle, diciamo, cioè quelle buone. Ne scelgo due per ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto una recensione, perché le recensioni sono l'unico modo che ha il mio romanzo, insieme al passaparola di chi l'ha letto, l'unico modo, ecco, per essere un po' conosciuto, per viaggiare un po' questa storia. Ecco, l'unico modo è questo, cioè che le persone una volta, dopo averlo letto, scrivano o lo consigliano ad altre persone se secondo loro ne valsa la pena. Allora, ne leggo due. Scelgo di leggere due persone che non mi conoscono assolutamente e quindi, cioè, che io non so chi siano. Questa Daniela Domenici si è poi presentata, è una lettrice di molti libri, ha anche un suo blog, però non la conoscevo assolutamente, quindi quello che ha scritto è spontaneo, ecco, ed è così. Spontaneo e sincero. Allora, bellissimo, è già, ci garba. Questo è il titolo. Allora, un altro splendido ebook scelto casualmente tra i gratuiti di Amazon, che ho letto in un soffio e che mi ha appassionato, ora io non ci vedo, forse gli occhiali mi devo mettere, a tal punto da desiderare di scrivere una recensione. I primi meritatissimi complimenti vanno alla perfetta caratterizzazione psicologica in primis dei due protagonisti, Maria e Leonardo, da cui non vorresti mai staccarti, ma anche dei, delle, tanti, tante coprotagonisti, coprotagoniste, da Laura, l'amica del cuore, alla mamma, alla sorella Maria, alla sorella di Maria, la madre di Leonardo, il padre, il prof di economia, ognuno di loro emerge come un unicum in un mondo magico, in modo magico, ora, mondo magico, mi è Harry Potter, ecco, bravissima, beh, sono contenta. E
è una standing ovation all'autrice, docente di arte a Firenze, accidente addirittura, per tutte le gocce di arte che ha disseminato e che è più forte di me, capito? Non è una cosa volontaria, che proprio devo rompere le scatole in questa storia dell'arte, che ha disseminato lungo la storia, che la rende ancora più affascinante, deliziosa l'idea di inserire alcuni disegni di capolavori artistici più o meno celebri, dal mio punto di vista sono tutti celebri. Rivisitati dalla scrittrice, sì, sono miei i disegni che si trovano all'interno, va bene, sono rivisitazioni e omaggi. Complimenti anche per aver ambientato una buona parte del romanzo in un angolo della Grecia che Gonnelli deduco conosca molto bene, mai stata, cioè a 7 anni sono andata una volta in Grecia, ma niente, purtroppo non ci sono stata a Santorini, ma me l'ha raccontata la mia mamma, me l'hanno raccontata tante persone, mi sono un po' documentata, ecco. Va bene, quindi magari, ecco, magari se qualcuno mi vuole invitare, io ci vengo. Poi, in regala scorci di paesaggi, sapori tipici, pennellate dall'effetto intrise soprattutto nel blu, colore che dà il titolo al libro, è certo. E un ultimo grazie dal cuore da parte di una ex fiorentina per l'inserimento di alcune parole tipiche come babbo e grullo, delizioso. Allora, dopo aver letto questa prima recensione, si è capito che forse so scrivere, ma di sicuro non so leggere. Smetto gli occhi. È una questione di vecchiuria. E andiamo a vedere il secondo. Ah, questo qui è anche molto bellino. Questo è esageratissimo, esageratissimo. Allora, ci siamo? Guarda lì. Se mi guardo mi diventano gli occhi grandi così. Bene, bene. Ok. Grullo chi non legge. Allora, agli amanti dell'arte e un po' meno a quelli della matematica. Ecco, ma perché? Cioè, io in realtà l'adoro la matematica, però forse è venuto fuori questa cosa alla fine, odio la matematica, non lo so. È Maria, un'insegnante di matematica. Agli amanti dei romanzi rosa, scorrevoli e brevi. Agli amanti dell'amore impossibile, agli amanti dei viaggi letterari e mentali, agli amanti del blu e anche dell'arancione rigorosamente a righe, a quanto pare, certo. A voi una storia migliore di Twilight, qui ragazzi, una storia migliore di Twilight. Grazie, grazie cara Mayu, non so chi tu sia, ma ti ringrazio con tutto il cuore. Ebbene sì, parodiamo, no, forse la paragoniamo, non lo so, però ci leggo bene, mi sono messa gli occhiali. Comunque, romanzi rosa famosi. Lalla ci trascina con questo suo racconto nel suo mondo, pieno di colori, sfumature, sbavature, con una leggerezza e una profondità coinvolgenti, perché Maria rappresenta tutte noi, donne forti, sorridenti, disastrate, attaccate alla famiglia, complesse e complessate, che sognando, sognano, ah, noi tutte sogniamo, ragazzi, non so leggere neanche con gli occhiali, non c'è niente a fare, il nostro principe azzurro. Un must read di quest'anno, visto che Lalla usa la penna non solo per scrivere al suo pugno una storia così intima e avvincente, ma anche per estasiarci con i suoi disegni mozzafiato. Che dire? Vaia, vaia, e vous siete davvero grulli se non lo leggete. Va bene, grazie, grazie mille. Tutte le altre sono tutte belle, meravigliose, più che altro molte sono di persone che conosco, quindi ve l'ho detto, se c'è l'amore non vale. Però tutti, molti che la leggono mi chiedono un seguito, un seguito, un seguito. Allora, io il seguito in testa ce l'ho, mi sono messa il limite di 100, cioè vorrei che 100 persone lo leggessero. E quindi se qualcuno ha letto e non ha scritto, scriva di averlo letto perché mi ero messa fin dall'inizio questa idea. Se almeno 100 persone l'hanno letto e a 100 persone è piaciuto, vale la pena di regalargli il seguito, anche se. A differenza di quello che tanti credono, secondo me è un romanzo autoconclusivo. Però è vero che dentro di me la storia va avanti, è vero che ho già pensato a come continuarla. Quindi, perché no? Insomma, se si arriva a 100, quest'estate butto giù tutta questa matassa di roba che ho nella testa. E se ancora non avete letto, leggetelo. Un'altra opportunità che vi dà Amazon. No, perché davvero non costa quasi niente. Se scaricate il Kindle sono 2,99 euro, ragazzi, ma neanche un congelato alla panna. Buono, però, congelato alla panna non è da sottovalutare. Comunque, anche il primo libro qualche ora di piacere ve lo può dare. E volevo dirvi che se selezionate invece che copertina flessibile, che vedete a 16 euro, ragazzi, sta storia è 16 euro, bisogna un po' capirla. E ci sono i colori dentro, la stampa a colori. Io non ci guadagno niente, ci guadagno 1 euro. Ho trovato il modo di autostampare un libro senza spendere, ma anche senza guadagnarci, perché praticamente guadagno 1 euro se comprate il cartaceo. Però devo dire la verità, mi fa tanto piacere se comprate il cartaceo perché i libri di carta mi piacciono molto. E costa tanto perché c'è la stampa a colori e non volevo rinunciarvi.
Altrimenti in formato Kindle, allora costa 2,99 euro e se siete abbonati addirittura, cioè se avete Kindle Unlimited, è gratuito. E se selezionate il formato Kindle, che adesso non si vede, ecco, forse si vede, così, ecco qui si vede il formato Kindle selezionato, potete anche selezionare la freccina qua in alto, sopra, leggi l'estratto, e potete leggere un capitolo e mezzo. E quindi capire se vi piace il mio modo di scrivere e se vale la pena, secondo voi, avventurarvi nella lettura. Va bene, spero di ottenere altre recensioni che mi fanno veramente molto piacere. Se vi è rimasto proprio qui, scrivetemelo che vi è rimasto qui, però abbiate pietà. Pensate che ho fatto tutto da sola e che è la prima avventura, diciamo, romanzesca della mia vita. E spero che il secondo di arrivare a farlo e quindi che vi piaccia. In realtà io dentro di me ho anche tutta la storia di Bianca, chi ha letto sa chi è, tutta la storia di Cristina e le sto mettendo giù, ho già messo giù tutta la trama, perché mi piacerebbe proprio fare una serie di romanzi tutti collegati un po' ai personaggi, che approfondiscono i vari personaggi che abbiamo incontrato in questa prima storia. Va bene, spero di andare avanti con questa avventura che mi sta molto divertendo. Grazie e arrivederci. Scrivete recensioni, e grazie a chi l'ha già fatto.